Macro categoria imprese, categoria servizi. Il premio è quello di progetto dell'anno pagamenti dilazionati. Andiamo a leggere la motivazione. Per aver soddisfatto contemporaneamente esercenti e consumatori, garantendo incassi immediati per i primi e pagamenti a rate per i secondi, l'innovativa soluzione PagoDeal ha saputo conquistare, grazie a immediatezza e semplicità, un settore come quello dell'e-commerce, dando lustro alla spinta innovativa portata da, e andiamo a vedere proprio chi vince questo premio. Il premio va a Cofidis. E abbiamo proprio sentito nella motivazione, dando lustro alla spinta innovativa portata da Cofidis, collegato con me Alessandro Borzacca, direttore generale. Bentrovato, complimenti. Le Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per chiedo l'invito. subito, come sempre faccio, un commento a caldo. Ma è sicuramente piacevole avere raggiunto questo ulteriore traguardo e questo riconoscimento. Devo dire che è frutto e quindi va un ringraziamento particolare, frutto del lavoro che è stato fatto in tutti questi anni da Cofidis e soprattutto da tutti i collaboratori di Cofidis Italia, dai nostri agenti che sono presenti su tutto il territorio nazionale e da tutti i nostri partner commerciali che hanno creduto in noi fin dall'inizio e che continuano a credere in noi. Abbiamo letto tanti spunti interessanti nella motivazione, intanto la soddisfazione che è stata messa in evidenza da parte di esercenti e consumatori attraverso innovative soluzioni. Poi la parola chiave del periodo è proprio innovazione. Sì, devo dire che come Cofidis Italia ci siamo posti fin da subito alcuni obiettivi essenziali proprio per riuscire nella nostra attività. L'innovazione è sicuramente al centro perché abbiamo, e questo è diciamo, confermato appunto anche dal vostro riconoscimento, ma dal riconoscimento che ci viene ogni giorno dal mercato, attraverso PagoDeal e non solo, abbiamo portato sicuramente innovazione nel settore del credito, delle facilitazioni di pagamento, offrendo ai nostri partner commerciali, quindi ai merchant e ai clienti, una user experience direi rivoluzionaria rispetto a quelli che erano o sono gli abituali standard di questo mercato. Quindi è vero, l'innovazione è al cuore della nostra strategia. L'innovazione non è solo di tipo tecnologico, ma va oltre e deve sempre comunque sposarsi con una customer experience unica e direi anche indimenticabile nel senso positivo dell'accezione. Le chiedo ovviamente come guardate adesso al futuro, dopo un anno indubbiamente particolare e complicato. Questo sì, è stato un anno, come sappiamo bene tutti, molto complicato, probabilmente anche perlomeno l'inizio dell'anno prossimo non sarà più semplice. Noi, devo dire, abbiamo nel nostro DNA, storicamente fa parte del gruppo a cui apparteniamo, un DNA basato su un modello di business a distanza, come diciamo noi, senza distanza. Però di fatto è così perché il gruppo Cofidis opera in tutta Europa, dove noi siamo presenti in 9 paesi, attraverso senza alcuna agenzia territoriale, senza filiali sul territorio e offrendo ai clienti dei percorsi totalmente digitali. Consideri che tutti i nostri prodotti sono sottoscrivibili con firma digitale, le nostre operazioni da quando è scattata la pandemia sono quasi totalmente svolte in smart working, siamo in grado di garantire ovviamente la continuità di tutti i nostri servizi, ma anche i livelli di servizi abituali. Questo cambiamento strutturale che abbiamo vissuto e che continua a produrre effetti anche oggi, sicuramente ha portato commercianti e consumatori
a un'adesione più massiccia e più massiva di quelli che sono le logiche del commercio a distanza, dell'e-commerce. Quindi diciamo che un po' per quello che è la nostra origine e un po' per l'evoluzione che abbiamo avuto offrendo ai consumatori e ai nostri merchant delle soluzioni e dei percorsi totalmente digitali, direi siamo ben posizionati per anche il prossimo futuro. Ottimo, questo è sicuramente un buonissimo sguardo, non si nascondono le difficoltà, però si va sempre avanti e si cerca di fare di necessità virtù con delle basi che ovviamente sono state poi evidenziate anche per assegnarvi questo premio. Io ringrazio naturalmente Alessandro Borzacca, direttore generale di Cofidis, e complimenti a tutto il team, grazie per essere stato con noi. Grazie, Grazie a voi, grazie di nuovo. Arrivederci. arrivederci.